Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Buongiorno e benvenuto. Mi volevo chiedere, ti aspettavi un impatto così positivo per tutta quella gente, la vittoria, la bella atmosfera? Est-ce que tu t'attendais une entrée genre comme ça positif avec l'atmosphère comme ça au stade et la première fois que t'es ici quoi? Ouais mais c'est quelque chose que je découvre. C'est quelque chose que je découvre. Et je suis très heureux de cette atmosphère et c'est toujours bien pour un footballeur. Cioè non lo aspettava, che è molto contento di aver vissuto questo come la prima e cosa dire ancora? È molto contento che è andato molto positivo la prima. Sì, ma sono contento anche, a parte l'atmosfera, della sua prova di come ha giocato. Tu sei contento del tuo primo match? Beh, ouais, je suis content de la victoire. Après, ouais, je suis content de la victoire. È molto contento prima di tutto per la vittoria e anche di, diciamo che per la prima partita è soddisfatto. Fabrizio. Giovanni Di Matto? Sì, due cose. La prima è quanto ti aiuta il fatto di aver giocato, da quanto abbiamo letto, con lo stesso modulo in Francia, no? Perché io giocavi 4-2-3-1 e anche qui hai ritrovato lo stesso modulo. Il dit comment ça t'a aidé de, parce qu'ils ont appris qu'en France tu jouais le même mode, vu que t'es venu ici et tu joues avec le même mode. Mais c'est mieux, c'est plus facile d'arriver dans une équipe où on joue de la même façon. Et maintenant à moi de m'habituer aux partenaires, mais c'est toujours mieux. Lui dice che anche in Francia giocavo così era molto positivo perché sapendo già giocare così era più facile per lui, adesso deve conoscere ancora di più i compagni per trovarsi meglio in campo con loro. E la seconda cosa, ho detto anche di qualche paragone con Desailly, no? Soprattutto nella prima parte della carriera di Desailly quando giocava proprio davanti alla difesa. In qualche modo ti rivedi? Il disait que tu ressemblais à Desailly et il dit si tu te vois comme ça devant la défense, si tu te reconnais un peu comme lui. Comme Desailly. On m'a souvent dit que je ressemblais à Vieira, mais Desailly m'a jamais dit. Di solito dicevano che giocava similaire più a Vieira che a Desailly. Mais si je peux avoir la même carrière, je serais content aussi. Lui dice se potrebbe avere la stessa carriera, sarebbe contento. Mais jouer à ce poste-là, je suis content et surtout avec le soutien des joueurs et du coach qui est derrière moi pour pouvoir me... Dice che a questo posto si trova benissimo anche con il sostegno dei giocatori e del mister. Salvatore del Miracolo, Giuseppe Sicilia. Ci puoi raccontare un po' com'è nata questa trattativa quest'estate? Sappiamo che tu hai spinto molto per lasciare la squadra francese, per arrivare qui in Italia. Quanto ha contato la presenza di Gattuso? Il te demande comment ça s'est passé cet été, le contact pour venir ici, et il dit que tu as voulu partir de là-bas, et quel contact tu as eu avec le coach? Comment ça s'est passé le transfert? Ben, en fait, ça s'est passé d'abord quand ça rentre en contact avec moi, ils m'ont expliqué le projet du club, et c'est ce qui m'a séduit. Quand le Palermo a pris un contact avec lui, l'hanno spiegato un peu le projet qu'avait le Palermo. Et c'est ce qui m'a séduit. Et quello che. C'è il fatto che c'era un progetto dietro, lui ha avuto voglia di venire qua. Quanto ha comprato Gattuso, la presenza di Gattuso qui? E lui il fatto che Gattuso è là? Sì, sì, il fatto che Gattuso è là è importante per me perché il ha giocato il mesmo posto che me e c'è qualcuno che va mi consigliare, che va mi permettere di evoluire. Quindi lui c'era un... Il fatto che Gattuso è anche una persona importante e giocava anche il suo ruolo e dice che lui potrà imparare anche tanto a questo posto, a sto posto perché lui conosce, c'è il mister conosce bene questo ruolo. Anche nella preparazione, che differenze ha vissuto la preparazione che faceva in Francia, il ritiro che faceva a livello fisico atletico rispetto a quello che gli ha propinato? Qual è la differenza tra la preparazione francese e la preparazione italiana? Il y a plus de rythme dans la préparation italienne et moins de pauses. En France, il y a beaucoup de rythme aussi dans les séances, mais un peu plus de pauses. Dice che in Italia il ritmo è molto alto e c'è meno
tempo di recupero. Invece in Francia il ritmo è anche alto, però c'è più tempo di recupero. Il fatto che c'è poco recupero, lavori di più in Italia. Altre domande? Sì, ma... sì, una curiosità, fra i giocatori che hai incontrato qua nella Palermo, c'è qualcuno che ti ha impressionato di più dei nuovi compagni? Depuis que t'es venu, est-ce que quelqu'un qui t'a impressionné en tant que joueur? Non, Morganello. Sérieusement, toute l'équipe m'a impressionné parce que c'est un championnat que nous on connaît pas. Donc en France, on suit le championnat. Enfin, moi, je regardais déjà le championnat italien, mais le fait d'être dans cette équipe, j'étais impressionné par tous les joueurs parce qu'il y a vraiment une bonne équipe et de bonnes individualités. È stato impressionato da tutti. Perché in Francia seguono poco il calcio italiano, lui lo seguiva perché anche l'interessamento del Palermo, e dice che proprio dal primo giorno che sta qua tutti l'ha impressionato perché sono tutti giocatori bravi. Giovanni? Sì, volevo chiederti quali squadre ti cercavano in Francia? Perché tu sei retrocesso con la tua squadra, però hai fatto un ottimo campionato, no? Quindi eri molto cercato dalle altre squadre francesi, e poi l'impatto che hai avuto con la città di Palermo. Il dit, vu que l'année passée t'es descendu de division avec ton équipe, mais ils disent que t'as fait un super championnat. Quel club te voulait, à part le Palerme? À part le Palerme, tous les clubs, enfin, des clubs en France me suivaient, mais qui insistaient comme Palerme, qui avaient un projet aussi bien que Palerme, il n'y en avait pas. Donc moi personnellement, il y avait des clubs, mais avant de trouver un club, moi j'attends de savoir quel est le projet du club. Donc les autres, j'ai pas fait attention. C'erano alcune abbastanza squadre su di lui, però nessuno concreto e con un progetto dietro. Il fatto che il Palermo l'ha contattato e c'era un progetto dietro, non ha aspettato un minuto, nel senso la sua scelta era il Palermo perché c'era il progetto dietro e il Palermo lo voleva. La città invece, l'impatto con i tifosi, con la città? A Palermo dici? Sì. E come avec les supporters, les gens de Palerme, comment tu trouves? Ben, je le trouve bien, j'aime bien cette atmosphère où les gens sont derrière le club et aiment ça. Après, comme à Paris, quand Sirigu et Pastore sont arrivés, Sirigu parlait déjà de Palerme dans le terme où voilà, les gens étaient passionnés un peu comme à Paris. On dit que la gente qua est molto attaccato al calcio. Magari rispetto in Francia, e diceva pure che Sirigu e Pastore arrivando a PSG parlavano che a Palermo la gente è molto, molto calorosa con il calcio. Cioè lui non ha parlato con Sirigu e Pastore, li ha sentiti parlare. T'as parlé avec eux ou bien t'as entendu? Non, en fait, quand ils sont arrivés, Sirigu, comme Paris c'était aussi beaucoup de supporters, beaucoup d'engouement, tout ça, il disait qu'à Palermo c'était la même chose. Maintenant, sans savoir qu'un jour j'arrive à Palermo. Ah, il disait ça. Mais il dit, c'est eux, t'as entendu par eux? Ouais, ou si, non, Sirigu. Ah, sono loro che hanno detto che. Cioè, quando sono arrivato a Parigi hanno detto che a Palermo la gente è molto calorosa. Va bene così? Grazie, grazie mille. Vi posso chiedere solo se mi attendete un minuto, che adesso ritorno e vi do delle comunicazioni. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.